17 febbraio 1992. Jeffrey Dahmer è condannato a 15 ergastoli da una corte di Milwaukee, nel Wisconsin. Fra il 1978 e il 1991 ha ucciso 17 persone. Nel luglio del 1991, una delle sue vittime designate riesce a scappare e a dare l'allarme. I poliziotti che irrompono nella casa scoprono l'orrore. Nel suo frigorifero ci sono ancora pezzi di corpi. Dahmer diventa tristemente famoso come il cannibale di Milwaukee. Nel 1994 viene ucciso in carcere da Christopher Scarver, un detenuto squilibrato convinto di dover punire Dahmer su ordine di Dio.